שלום עליכם חברי, עוד שם מסשם שזה מסכת בבא קמא, דף ד' וניציאנו דף ג' עמוד ב' לתרצה ליגה דסוטו. היום יש לו כשמואל, סוסטיאנה, נו נדע קורדו קון רב, סוסטיאנה כמבא, סיניפיקה איל דנטה, שואה, איל דנטה, סינטנדה כלציונה דימנג'ארה, dell'animale. La questione era perché Shmuel disse che c'è una categoria separata da quella del toro, perché per i conti il toro include anche ciò che il toro mangia, cioè il danno che il toro causa mangiando. Perciò disse Amaraviuda, siamo alla terza riga da sotto, Tana Shor le Karno Umave le Shino. Sì, sono due, veramente sono due caratteristiche che sono comuni nel toro, però ci sono due nature diverse. Perché Vachikama, questa è la spiegazione. Loro Yakeren Shehen analiziko, Kiriashen Shehen analiziko, che il corno non, cioè quando un toro incorna non ha piacere di ciò, mentre invece ciò che il toro mangia ha sì piacere. Perciò sono due casi diversi. Oltre ciò, per loro i Shen Kavanata Lazik, che riacheren si Kavanata Lazik, che il dente non ha intenzione, quando il toro mangia non ha intenzione di danneggiare, benché danneggia naturalmente, ma non ha questa intenzione. Keria Keren si è cavanato l'asic, mentre invece il corno ha sì intenzione di danneggiare. Chiagmarà, per quale ragione sono necessari diversi, specialmente di insegnare ciò? Velavka Vachomero, veramente non sarebbe stato necessario di menzionare questi versi, perché si può dedurre uno dall'altro per mezzo del Kalvachomer, a maggior ragione, poiché Uma Shen Shen Kavanato Lazik Chayav, nel caso del dente, quando l'animale mangia non ha intenzione di causare un danno e naturalmente deve pagare il danno. Keren Shen Kavanato Lazik Lo Kol Sheken, è maggior ragione che il corno che ha intenzione di danneggiare, che è evidente ciò e non sarebbe necessario un verso. Risponde a Gmora, Itze, veramente è necessario, poiché non avremmo dedotto da ciò, poiché Sarkadata Famina Mideava Evedama. Mideava vuol dire simile a. È bene conoscere questa espressione. La Gemara disse che siccome Shen, che non ha intenzione di fare danno, è colpevole, cioè il padrone deve pagare il danno, ha maggior ragione che il corno, se il toro incornò, che lo fece intenzionalmente, che deve pagare il danno. La Gemara porta in dimostrazione che no, che vediamo il caso di Eved Ve'ama, di uno schiavo o una schiava, che diciamo se si arrabbiano perché il padrone, per qualsiasi ragione sul padrone, potrebbero andare e diciamo a piccare fuoco a proprietà di altrui e causare danni ingenti. E perciò Chazal decretarono che il padrone non deve pagare i danni. Perciò vediamo che anche se lo schiavo, diciamo, compiete un'azione, questo danno intenzionalmente, il padrone è assolto. Perciò vediamo che non è la ragione che c'è un danno intenzionale, non è una ragione di pagare il danno. E perciò non dimostra che il toro che incorna che deve pagare il danno perché lo fece intenzionalmente. Che vediamo il caso dello schiavo, che anche se lo fece intenzionalmente non deve pagare il danno. E non si può dimostrare dal caso dello schiavo, perché anche nel caso che lo schiavo fece il danno senza intenzione, anche il padrone è assolto. Perciò non dimostra
che se c'è un'intenzione. E poi lo schiavo anche potrebbe far finta che fece il danno, causò il danno senza intenzione, benché lo ebbe intenzione, ma non fece finta di non avere intenzione. Perciò non possiamo dimostrare il caso dello schiavo. E dice come là, mi dava Evedina, poiché Evedva ma lava falgav de cavanatan le azik, che benché hanno intenzione di causare un danno, filo a heptire, tuttavia il padrone è assolto e esente da pagare il danno. A Hanami, anche nel caso del toro che incorna, lo shna, che anche se ha intenzione di causare il danno, anche dovrebbe essere assolto. E non avremmo imparato che dovrebbe pagare il danno. E perciò è necessario il verso. Ma Ravashi dice che no. Atoeva ma lav tama rabba yitbeo, la ragione per la quale lo schiavo o la schiava, il loro padrone non deve pagare il danno, è poiché shema yaknitenu rabbo, velech yadlik kedisho shel chavero, venitza zem mechaevet rabbo, meamane bechol yom. La ragione è poiché se il padrone si arrabbierebbe, scusi, se lo schiavo si arrabbierebbe sul padrone, andrebbe a piccherebbe un fuoco a, diciamo, un cumulo di covoni, diciamo, di altri, e il padrone dovrebbe andare a pagare Meamane ogni giorno. E perciò i saggi annullarono questo obbligo di pagare il danno, e perciò ciò non dimostra che la ragione è che il toro ha intenzione di causare un danno, che non deve pagare il danno. Ciò non vuol dire nulla. E perciò, ritorno alla domanda, per quale ragione non diciamo che c'è questo Kal Vachomer, questa ragione, a maggior ragione, e ciò è logico che il padrone dovrebbe pagare il danno del toro, e perciò non è necessario il verso. Dice Gemara che era parichachi, bisogna spiegare che lo ria keren she kavanato lazik, che ria shen shen kavanato lazik. ולא ראי השן שיש הנאתו הנאה לזיקו, כראי הקרן שאין הנאה לזיקו. כי i due casi sono diversi, che il caso del toro che incorna ha intenzione di causare un danno, è diverso dal caso del dente del toro che mangia, che non ha intenzione di causare il danno, è il caso del toro che mangia ha piacere quando mangia o ha un beneficio, e questo caso è diverso dal caso del toro che incorna, che non ha nessun beneficio. Perciò, se avessimo detto solo il caso del dente, non avremmo potuto parlare il caso del corno, perché è un caso diverso. Abbiamo detto che ci sono due aspetti, sia del beneficio e sia dell'intenzione. Chiede Gemara, direi che mai, ma veramente ci sono tre tipi di danni del toro, e Rav li incluse tutti e tre, ma secondo Shmuel, che lui interpreta Mavè, che è il dente, e il toro, che è il toro che incorna, ma perché non menziona anche Regel, che in fin dei conti è anche un Av, Anisekin, è un danno principale, come gli altri due, come il corno e il dente. E si può forse dire Shaire, che lo lasciò, non lo menzionò, ma dovrebbe essere menzionato. Perciò dice Gemara, che quando dice che Zik, Chava Mazik, quando il Tanà si esprime nella Mishnah, che Zik Chava Mazik, la Torah Regel, questo intende includere anche la zampa. Chiagmara velitnee bedia, perché non lo menziona esplicitamente. E perciò dice Chiagmara, adesso cambia la maniera di l'interpretazione. E la Amarava, Rava adesso spiega diversamente.
Quando la Mishnah menziona Ashor, intende la zampa. Umaveh, le Shino. E Maveh significa il dente, come abbiamo visto fino adesso. Vehi Kemar, questa è la spiegazione. Lorei Haregel, che la zampa che è rigorosa, Shezeka Matsui, che il suo danno è frequente. Kerei Hashem, Shezeka Matsui. È diverso, il danno della zampa è diverso dal danno del dente, poiché è infrequente. Velorei Hashem, Shiesh Analize Ko, Kerei Regel, Shene Analize Ko. Il danno del dente è diverso perché ha un beneficio, mentre invece la zampa non ha un beneficio. Allora chiede Gemara nuovamente, vecchiare mai. Allora, come puoi spiegare così e lasci perdere e non menzioni Keren, che anche è il terzo danno principale? E si può forse dire, Shairei, che il Tanà lo lascio perdere e non lo menzionò? Sfonda Gemara, Shizik, Chava Mazik, la tua Keren. Quando la Mishnah dice, Shizik, Chava Mazik, quando colui che causò il danno deve pagare, si riferisce a includere il corno. Ti aggiungo nuovamente, Veditne Bedia, perché non menziona esplicitamente? E risponde Gemara, Bemuadin Metchilatan Kamairen, si tratta di un toro che è la prima volta che causò un danno, però Tamin un basso Muadin lo Kamairen. Ma la Mishnah non parla del caso di un toro che era tam, cioè che è la prima volta che incornò e come ho visto dopo 3 volte diventa muad. E perciò siccome il toro diventa muad solo dopo 3 volte e la Mishnah parla solo dei casi di muad, perciò non voleva includere il caso del corno, perché il caso del corno ci vogliono 3 volte, perché le prime 3 volte sono etam, perciò per questa ragione non lo incluse. Chiag Mara, Ushmuel, Maetama, lo amar Kirak. Per quella ragione Shmuel non imparò o non dedusse come Rav. Amar Lach, Shmuel potrebbe risponderti, Isar Kadatach Adam, se avessi detto che Mav'e significa Adam, come dice Rav, Akatane Seifa Shor HaMuad, ma c'è scritto nella parte finale che Shor HaMuad, Veshor Amazik, Beshut HaNizak, Ve Adam, c'è scritto, è scritto più avanti, vedremo, c'è una Mishnah che dice, che menziona Adam, una persona. E per questa ragione, siccome è già menzionato dopo, cioè non si può dire che l'intenzione di Mishnah è che Mavè significa Adam, una persona, perché è già menzionato dopo, cioè non si può dire che è menzionato 2 volte anche all'inizio. Chi è Gemara Velitne Brescia? E perché non lo menziona all'inizio? Adam, perché Mishnah non dice Adam all'inizio? Cioè si riferisce a una persona che Adam significa una persona che commette un danno. E risponde Gemara, Benisché Mamon Kamaire, Benisché Gufolo Kamaire. Si tratta, la Mishnah vuole trattare solo di casi monetari, ma non di casi di danni corporei. Chi è Gemara? Rav Nami, ma Rav anche come può spiegare lui? Che Mavè significa una persona, ma la Mishnah più avanti dice Akitani Adam Baseifa, menziona esplicitamente Adam, e la Mishnah non ripeterebbe un certo soggetto 2 volte. Amalach Rav poteva spiegare Ahu le Mechsheve Beadem Moadin Hu Deata. Il caso che menziona lì più avanti Adam è per includere la persona con i casi che sono muadim, che sono i casi più gravi che hanno intenzione di causare danno.
mai lo rei e quando la Mishnah dice lo rei ashor karem aveve lo rei aveve karem ashor, per quale ragione è necessario che secondo Rav che la Mishnah si esprime in questo modo? Arikama, questa è la spiegazione. L'ore e Ashor che Shemeshalem Takofir, che il caso di Shor è diverso, cioè è particolare, che se un toro incorna una persona e la uccide, deve pagare, il padrone deve pagare il Kofir, una penalità. E il caso è diverso, Kri Adam Shemeshalem Takofir, che un uomo che uccise un'altra persona non deve pagare il Kofir. E se fosse stato scritto nella Torah solo il caso di casi monetari, non avremmo potuto imparare dal caso di una persona. Velori Adam shechayav be'arba dvarim, che una persona che causa un danno fisico a un'altra persona deve pagare, oltre il danno stesso, deve pagare anche altri quattro tipi di danni. Deve pagare, sappiamo già, e a parte Nese, che paga il Tsar Ripui Shevet Boshe. E il caso di una persona che causa un danno a un'altra persona è diverso che Riashor, poiché She'en Boa Arbadvarim, che il toro non deve pagare quelle altre cose, quelle quattro cose, deve pagare il danno sì, ma le altre quattro no. E perciò non possiamo derivare uno dall'altro, e perciò è necessario che siano menzionati nella Mishnah. Tiagmara, Azada Shaveshabayim, Shedarkan Azik, abbiamo studiato nella Mishnah che hanno una caratteristica in comune, che hanno l'abitudine e sono soliti di causare danni. E Vechi Shor Darko Lazik, si può dire che un toro ha l'abitudine di causare danni sempre? E risponde Guarà, Bemuad, si tratta di un Shor Muad, di un toro che è già incornò tre volte, che è abituato a farlo. E chi è Guarà? Un Muad Darko Lazik, si può dire che forse dopo che incornò tre volte è abituato a incornare tutto il tempo? E dice Guarà, sì, Kivan Deyayet Urchevo, se incornò tre volte ha ricevuto l'abitudine, è diventato una cosa abituale per lui, sì. Chiagmara, Adam Darko Lazik, e si può forse dire che una persona, la Mishnah dice che una persona abituata a causare danni, si può forse dire una persona è sempre abituata a causare danni? E risponde Chiagmara, Biashen, si tratta di una persona che sta dormendo. Chiagmara, Yashen Darko Lazik, si può dire una persona che dorme sempre causa danni? E risponde Gmara, chi va de kaifu pashit urheu, se una persona si stira, si allunga e si piega mentre dorme, potrebbe causare un danno diciamo a un utensile di vetro o di terracotta che gli sta accanto. Chi è Gmara che e dice, abbiamo visto che la Mishnah dice che Shmiratan Alecha, che tu devi essere di guardia, essere attento che non causino danni. Ma se diciamo che, come Rav dice, che Mav'e significa Adam, ma come si può dire che si può dire che la persona Shmiratan Alecha, che la persona che Shmiratan Alecha, che tu devi essere attento alla persona, a se stesso, avrebbe dovuto dire Shmirat Gufo Alavu. E perciò risponde Gmara Ulitamech Hadetani Karna. Karna era un saggio, si chiamava così, si chiamava Corno. Insegnò a Braita Arba Botin Zikin Vadam Echadme. Ma come si può dire nuovamente Ushmiratan Alecha, se vediamo che la persona, una persona inclusa in queste Avot Nezikin? E perciò Adam Shmirat Gufo Alav, avrebbe dovuto dire invece Shmirat Gufo Alav,
Ella chiamava lei Rababau l'Etana, bisogna dire così come infatti Rababau disse Tanà. Tanà è una specie di interprete che ripeteva gli insegnamenti a voce alta. Il maestro insegnava e il Tanà o traduceva o diceva a voce alta l'insegnamento che gli disse, infatti Adam Shmirat Gufo Alav, non Shmirat Shmirato Alecha, cambia la versione. Shmirat Gufo Alav, che non può dire alla persona stessa, è come se uno dicesse a un'altra persona, tu devi essere attento a quello, si intende a lui stesso. E votiamo il Dav. Achaname tni vuol dire non tani, bensì tni insegna in imperativo. Tni Adam Shmirat Gufo Alav. E non Adam Shmirato Gufo Alecha. Matkif la Rav Mari, ma Rav Mari obiettò, Veema Mave Zemaim, perché noi diciamo che Mave si riferisce acqua, Kidichtiv, Kidoach Esh, Chamasi Maim, Tiv'a Maim, Esh, scusi. Tiv'e vuol dire come che causa babu, babua, cioè causa di bollicine. Cominciamo quando acqua bolle, ci sono delle bollicine. E perciò vuole dire che sono bollicine dell'acqua. Ma dice Gemara, no, miktiv maim nib'u, tiv'a eshktiv. Non c'è scritto l'acqua bolle, ma bensì il fuoco bolle, cioè l'acqua l'acqua non è che l'acqua bolle, ma bensì il fuoco causa all'acqua di bollire. Perciò non si può dire che è acqua. Ma che era Rav Zvid, veima mav'eze esh. Forse ciò mav'e significa fuoco. Riktiv tiv'e, il verso dice, il verso abbiamo visto, tiv'e esh. Udichtiv. Chiamerà Yahi mai amav'e va'aver, ma allora amav'e vuol dire fuoco, va'aver vuol dire anche fuoco, allora perché è una ripetizione inutile nella Mishnah. V'chitei, ma se vuol dire che Perushe Kamefaresh, che spiega che mav'e vuol dire fuoco, e va'aver vuol dire la spiegazione di mav'e che significa anche fuoco. Yahi arba'a. Abbiamo visto Arbavot Nizikin, invece Arbavot Nizikin, Shloshavo dovrebbe essere 3, non 4. Vechite ma Tana Shor Deit Betarte, se vuol dire che nel toro ci sono due tipi di danni che può causare, Yahi, lo ze ve ze, Shesh Ben Ruach Haim, ma abbiamo visto che Mave ve Shor, e la Mishnah dice che hanno uno spirito di vita, che hanno una vita, Esh mai ruach haim itbe, ma cosa, come può dire che il fuoco ha una vitalità? Il fuoco non ha vitalità. E tu, mai kareish, come puoi dire che lo ze ve ze, che sono diversi, ma chiare esce, perché sta parlando del fuoco, il fuoco non è come il fuoco, perciò non è logico, perciò anche questo viene respinto. Tane Rav Oshia, Shloshe Avot Nezikin, vi sono 13 tipi di danni primari. Shomer Chinam, uno che è guardiano e non riceve pagamento per essere di guardia a un certo oggetto, che nel caso che viene rubato o viene perso non deve pagare, però se era negligente deve pagare sì il danno. Veashoel, colui che prende un oggetto in prestito, uno che deve restituire lo stesso oggetto così com'è,
se non restituisce lo stesso oggetto, per esempio uno che presta, diciamo, un chilo di farina, questo si chiama lové, lové, mavé, cioè è solo se restituisce lo stesso oggetto, che in tutti i casi è colpevole, anche in caso di forza maggiore. L'unico caso che non è colpevole è metà mechamat melachah, quando la cosa è normale, funziona normalmente e smette di funzionare. O come un animale che muore semplicemente perché è una cosa normale che muoia. Non si sa, uno che è un guardiano, però riceve pagamento per essere di guardia, per custodire un certo oggetto, diciamo, e deve pagare il danno in caso che viene rubato e viene perso, però è assolto nel caso che c'è la forza maggiore. Vassocher è uno che prende in noleggio qualcosa, che deve pagare in caso che viene rubato o viene perso. È uno che Nesek, uno che causò un danno, danno fisico, che deve pagare tsar, il dolore, ripui, le spese medicinali, cioè il medico e medicina naturalmente, shevet, il fatto che non può lavorare, il periodo che non può lavorare, e boshet, se c'era anche una vergogna, causò vergogna. E oltre a questi, ve'arba'a de matitin, bisogna aggiungere i 4 della nostra Mishnah, atlesar, che sono 13. Chiamala, metana di da, metama lotana e ani. Per quella ragione la Mishnah non menzionò questi casi. Bishamar Shmuel, secondo Shmuel, che disse che Mave Eshen, è chiaro, poiché benisché mamon kamayim, si tratta di danni monetari, però benisché gufo lo kamayim, non si tratta di danni fisici, per questo non lo menzionò. Secondo Rav, che dice, vabbè, una persona, Litni, avrebbe dovuto menzionare questi casi, che anche si trattano di danni fisici. Risponde a Gemara, Tanadam e Colmire da Adam. Quando Rav disse che mavè significa una persona, intende dire che include tutte le cose, tutti i danni delle persone, anche i danni fisici. Cioè, nel senso che quando dice Adam o Mavè significa Adam, questo già include tutto. Questo è quello che intende dire. Perciò non è necessario menzionarlo. Rabbe Oshi Anami Atani le Adam. Ma allora, se Rabbe Oshi anche ci scrive nella nostra Mishnah Mavè, che significa Adam. E perciò sarebbe stato inutile di menzionare tutti questi casi. Per quale ragione lui menziona questi casi? Perciò spiega tre gavni Adam, ci sono due tipi di danni. Tan Adam de Azik Adam, Betana Adam de Azik Shor. C'è il caso di una persona che causa un danno a una persona, e il caso di una persona che causa un danno a un toro. Yahi, se è così, Shor Nami Litne Tre Gavni Shor. Allora, nel caso di un toro che causa un danno, ci sono due tipi di danni che un toro può causare. Può causare Litni Shor de Asik Shor, ve Litni de Asik Adam, causa un toro che può causare un danno a un'altra persona, e che può causare un danno anche a una persona. Cosa ho detto? Può causare un danno a un altro toro, e può causare un danno a un'altra persona, come una persona. Mai hai, ma che paragone è questo? Bisham Adam de Asik Shor, si può capire una persona che può causare un danno a un toro, che Nese con Shalem deve pagare il danno, mentre invece Adam, Dasik Adam, mentre una persona che causò un danno a un'altra persona deve pagare Arba Dvarim, quattro cose, a parte il danno anche altre quattro. E la Shor, ma un toro, ma li Shor Dasik Shor, ma li Shor Dasik Adam, un toro che causa un danno a una persona deve sempre pagare solo una cosa, solo un tipo di danno, solo un danno, ma le altre quattro cose no.
idi vidi, nezek kudem shonem, devi pagare solo un tipo di danno. Veha shomer chinam veshoel nosei sachar vasocher, adam dazik shoru. Ma questi tipi di danni monetari sono simili a tipi di danni. Si tratta di una persona che era custode e poi disse che la cosa fu rubata, per esempio, e poi si scoprì che disse una bugia. Questo è il caso, ed è, perciò in questo caso la persona diventa una persona che causa un danno. E perciò è simile al caso del toro, scusi, la persona che causa un danno a un toro. Perciò si chiama Mazik, che causa un danno. Vekatani, e comunque, e Rabboshia lo menzionò. E perciò se menzionò, e Mavè significa tutti i danni della persona. Perciò anche il danno che una persona causa a un toro. Perciò per quella ragione Rabboshia menzionò anche il caso dei quattro tipi di custodi, che sono inclusi nel tipo di mav'e, cioè la persona. Sponda Gemara che tani ezeka de biadaim, perché tani ezeka de mela, che distingue due tipi di danni, sia il danno causato direttamente dalla persona e il tipo di quattro tipi di guardiani che sono danni che sono causati, sono danni che sono un risultato, una conseguenza naturale. Devo terminare qui, che fra poco è Shabbat per me, perciò termino qui. Shabbat sono per me, per voi Shabbatot.